l'occasione odierna è molto utile e proficua per noi che studiamo questo tema da un po' di tempo, soprattutto se vogliamo anche cercare di percepire quali possono essere le ricadute sul sistema di una ordinanza come quella che è in commento oggi. La Corte Costituzionale, nell'ordinanza che ha dato al legislatore un termine per legiferare in materia, ha stabilito dei punti fermi ai quali il legislatore dovrà attenersi. Questi punti fermi, che sono stati ben evidenziati, non nascondono per la verità la difficoltà di individuare poi situazioni di certezza per il riconoscimento di questo diritto. Basti pensare ad una definizione, per esempio, di trattamento sanitario particolarmente penoso per il malato, basti pensare alla mancata qualificazione della capacità che deve avere il paziente nel richiedere questa forma di assistenza al suicidio. Basti pensare anche allo stato di malattia grave e permanente in cui si deve trovare e allo stato anche di gravi patologie che devono provocare in lui particolari dolori fisici e psichici. Sono tutte situazioni abbastanza indeterminate queste nella loro definitività. La stessa scienza medica ha difficoltà di definirle, di qualificarle, di contenerle in un concetto ben preciso, e dunque questo può determinare anche in termini legislativi una difficoltà per il legislatore di stabilire quale fattispecie si dovrà delineare. Non vi è dubbio che la ricaduta più importante anche sul profilo della deontologia professionale del medico, perché questa disposizione normativa, così come le future disposizioni normative eventualmente create dal legislatore, troveranno un impatto con le norme di deontologia professionale. Non è solo una, ma tante norme sulla deontologia professionale del medico, che sia a livello nazionale che sovranazionale avranno e creeranno un notevole fastidio, un notevole impatto anche abbastanza rilevante per l'interprete, il quale in ultima istanza dovrà dirimere poi tutti i vari profili di incongruità eventuale o di lacuna che la norma futura dovesse provvedere. In questo caso sarà l'interprete, soprattutto il giudice, che dovrà dirimere tutte queste controversie e cercare di sciogliere e dipanare anche i dilemmi, fermo restando comunque la prerogativa della funzione di garanzia del medico che, dopo che è stata finalmente sancita nel concetto di alleanza per terapeutica, ormai recepito ed accolto dalla legge 219 del 2017, non vi può essere un passo indietro su questo fronte, cioè su questo punto. Tanto vale dunque che si salvaguardi la legge 219 almeno su questi profili così essenziali e si pensi ad integrare la disciplina in considerazione anche della necessità di tenere fermi questi principi basilari che la legge 219 ha posto.